la giornata mondiale del libro, oggi 23 aprile, e noi qui nel Posto delle Parole, come ogni anno, la sottolineiamo, l'abbiamo già raccontata e continuiamo a raccontarla. Comincia oggi la decima edizione del Maggio dei Libri con Reattività Digitale, soprattutto quest'anno, ed è un appuntamento importante, un appuntamento che tra l'altro non è semplicemente quello che noi possiamo immaginare, perché il digitale ci offre delle opportunità diverse. Noi siamo collegati con Angelo Piero Cappello, direttore del Centro per il Libro e la Lettura. Buongiorno. Buongiorno a voi. E grazie per essere insieme con noi qui nel Posto delle Parole, Angelo Piero Cappello. Allora, l'edizione 2020 del Maggio dei Libri, in che cosa si differenzia per forza di cose dalle edizioni scorse? Allora, intanto l'edizione 2020 è la decima edizione, quindi volevamo festeggiare il decennale di questa nostra campagna, che nel tempo da nazionale si è trasformata in internazionale grazie alla collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri. Avremmo voluto festeggiarla con tutta una serie, come dire, moltiplicata all'infinito di eventi reali, concreti, di incontri con il nostro pubblico di amici lettori. Non è stato possibile, ma non ci siamo arresi, abbiamo trasformato tutto in qualcosa di virtuale che sta ottenendo un grandissimo successo, perché oggi, che è il primo giorno di apertura della campagna, abbiamo già sfondato il tetto di 2500 eventi sul web. È in corso la maratona di letteratura sul sito, sul link www.capolavoridellaletteratura.org, che è la nostra manifestazione di punta oggi. In collaborazione con la Fondazione De Sanctis. Assolutamente, la Fondazione De Sanctis è stata l'ideatrice dell'iniziativa, noi abbiamo immediatamente abbracciato e sposato il progetto perché ci sembrava straordinario e sta dando questa conferma in questi minuti in cui si sta realizzando. E poi una serie di iniziative online che devono essere soltanto come dire, premessa e fase preparatoria per un proseguimento della campagna, perché appunto non solo l'abbiamo trasferita tutta sul web, ma abbiamo deciso che, proprio per non arrenderci, la campagna non terminerà con il mese di maggio come è sempre stato, ma la protrarremo fino all'autunno, andando poi a cedere il testimone, quindi facendo una staffetta con quelle che sono le nostre attività promozionali dell'autunno, in particolare con Libriamoci. In particolare Libriamoci, che racconteremo ovviamente, qui andiamo per così dire in onda fino al 31 ottobre, per poi voltare pagina per altre esperienze. Il Maggio dei Libri comincia praticamente, è già cominciato ieri a dire il vero, organizzato dal Centro per il Libro e la Lettura. Ecco, vorrei spendere due parole per questo Centro per il Libro e la Lettura, che è un elemento di grande attenzione. Allora, intanto il Maggio dei Libri comincia oggi, non è cominciato ieri. Ah, mi scusi, sì. È proprio il giorno dell'apertura, quindi oggi siamo ben felici di avviare questo percorso che ci porterà fino all'autunno. Il Centro per il Libro e la Lettura è un istituto autonomo del Ministero degli Affari, del Ministero dei Beni Culturali, che rientra nella competenza della Direzione Generale Biblioteche e Diritto d'Autore, e istituzionalmente ha il compito appunto di mettere in atto una serie di politiche di promozione dell'attività di lettura e del libro ovviamente inteso non come prodotto commerciale, ma come strumento per la promozione sociale della lettura, che è ovviamente l'attività attraverso la quale si tenta di far crescere il livello di di consapevolezza, di cultura, di formazione a livello di progresso sociale. Siamo stati in particolare quest'anno beneficiati da una legge che è appena entrata in vigore il 25 di marzo scorso, ed è una legge che appunto come dire, ci equipara in qualche modo al resto dell'Europa, ci mette in linea con le altre iniziative europee e punta a degli obiettivi molto chiari, dando un perimetro di azione che è ben definito appunto dal testo di legge che poi avremo modo magari in qualche altra occasione di approfondire. E quando parliamo del Centro per il Libro e la Lettura non possiamo non ricordare il presidente, con il quale abbiamo conversato diverse volte, Romano Montroni, che è un faro di riferimento importantissimo. Che cosa vi aspettate da questa presenza del tutto nuova dal punto di vista virtuale, ma molto reale?
Intanto appunto un saluto al carissimo amico presidente del Centro per il Libro e la Lettura, Romano Montroni. Quello che ci aspettiamo insieme, dico aspettiamo, parlo al plurale proprio perché con Romano ci siamo intesi fin dal primo momento, stiamo in linea su tutti i progetti e le aspettative. Quello che ci aspettiamo è di mettere in campo ogni energia possibile per sostenere e supportare tutta la filiera della lettura e del libro, e soprattutto per realizzare quello che è stato fino ad oggi, come dire, un esperimento autonomamente intrapreso dal Centro per il Libro e la Lettura, ma che finalmente invece abbiamo visto recepito da questo testo di legge sulla lettura, e che sono i patti per la lettura. Secondo noi sono lo strumento fondamentale per poter creare in Italia una rete, anzi più reti locali che si sostengono tra di loro e che diventano appunto una capillare rete nazionale tra istituzioni pubbliche, istituzioni private, singoli cittadini, circoli di lettura, tutte quelle realtà insomma che operano attivamente intorno alla lettura, al libro e alla diffusione della promozione appunto dell'attività di lettura. E io vorrei ricordare il sito per avere tutti i punti di riferimento, che sono parecchi, il maggiodeilibri.it, dove seguire volta per volta tutti quanti gli appuntamenti. Oggi 23 aprile, la giornata mondiale dedicata al libro, nell'anniversario ovviamente di Miguel de Cervantes. Ebbene, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Come, scusi, non ho sentito. Qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni, Angelo Pietro Cappello? Guardi, il libro che sto rileggendo, perché lo sto rileggendo, l'avevo letto molti anni fa, lo sto rileggendo con piacere proprio in questi giorni, è Tempo di uccidere, di Ennio Flaiano. Ennio Flaiano. Ennio Flaiano, che è uno scrittore straordinario e che andrebbe, forse meriterebbe di essere conosciuto molto di più di quanto non lo sia, perché lo è come aforista, molto conosciuto come aforista e come uomo di cinema e di spettacolo. Meno sono conosciuti i suoi romanzi, e Tempo di uccidere è uno dei più belli. Grazie davvero per questa indicazione di lettura importante, sempre laddove c'è Ennio Flaiano, che diceva bene lei poco fa, che è ricordato sì per gli aforismi, ma è un ricordarlo in maniera molto parziale, Ennio Flaiano. Il maggiodeilibri.it, intanto grazie Angelo Piero Cappello e buon lavoro con i libri. Grazie, auguri anche a voi.